Puntata internazionale di Chef in Testa, stasera facciamo un piatto saporito. Scialatielli con asparagi e mazzancolle. Potete usare pure tranquillamente dei gamberi, al mercato abbiamo trovato le mazzancolle, sono freschissime, sono buone. Che cosa utilizziamo? Della pancetta tesa, non molto grassa, questa è perfetta. Un ciuffetto di prezzemolo e un po' di aglio. La preparazione è questa. Allora, portiamo in ebollizione l'acqua, l'abbiamo pure salata, due cucchiaini di sale perché poi ci metteremo a cuocere l'acqua. Cosa facciamo? Prendiamo i nostri asparagi, li lineiamo tutti e la parte un po' più doppia, diciamo un po' più dura, la parte finale, ecco qua, questa parte qua gliela togliamo, alziamo il coperchio e li mettiamo dentro. Una volta messi dentro, li ammassiamo un po', li facciamo prendere del calore, così. Ecco qua, e li lasciamo giusto 5 minuti col coperchio sopra. Nel frattempo ci prepariamo quello che sarà la parte più saporita del nostro piatto, una bisque. Cosa si fa? Togliamo le teste, ok, delle nostre mazzancolle, ecco, le vogliamo in questo modo qua. Ecco qua, la testa l'abbiamo tolta. Queste sono 12 mazzancolle, per due persone basta una mazza, anche perché servono solo per guarnire il piatto. Allora, che cosa facciamo? Io non uso mettere, quando faccio la bisque, non uso mettere carote, cipolle, perché quello che mi deve dare il sapore sono le teste, diciamo, dei gamberi, del crostaceo. Se io iniziassi a mettere, ovviamente, la patata, la cipolla, il sedano, la carota, finirebbe tutto per coprire il sapore del pesce. A me questo non mi va e quindi automaticamente io voglio solo quel sapore là. Ci metto anche e solo un ciuffetto di prezzemolo, così. Lascio soffriggere per un paio di minuti le teste dei gamberi, dopodiché aggiungo dell'acqua per la copertura per fare un brodetto. Nel frattempo ci prepariamo quelli che sono la polpa del nostro gambero, per cui io lo apro, gli faccio delle incisioni qui sulla parte, non andate di fretta, le cose si fanno piano piano, dopodiché lo apro, se il prodotto è fresco, vedi, se ne viene da solo, ecco qua, e lo mettiamo qua, ovviamente lo facciamo con tutti. Non appena inizia a soffriggere, con un mestolo andiamo a schiacciare la testa, ecco qua, perché il sapore sta tutto nelle teste e noi schiacciandole facciamo uscire, chiamiamolo sapore. Chi è debole di cuore è meglio che non guarda. Una volta scamazzate, schiacciate le nostre teste, che esce un profumo meraviglioso, mezzo bicchiere di vino rosé. Ok. Lasciamo sfumare. Ok. Dopodiché, nel momento in cui è sfumato il vino, cosa fate? Arrivate giusto al, non fine sopra, ma coprite la metà di un tegame. Arrivato il momento, spegniamo sotto, i 5 minuti sono passati. Adesso che cosa facciamo? Dal caldo, così, li andiamo a mettere in una boule con l'acqua fredda. Questo servirà a mantenere molto acceso il verde del colore dei nostri asparagi e poi a non farli continuare la cottura, sennò diventano molli e le pappette a noi non ci piace. Ok, è arrivato il momento, aggiungiamo l'acqua. Ecco qua, giusto metà. A questo punto copriamo, fuoco sempre vivace, e lasciamo andare almeno per 10 minuti, un quarto d'ora. A dopo. Allora, noi abbiamo sgusciati. Ovviamente prima di andarli a cuocere bisogna fare un piccolo taglietto sulla schiena e privare il gambero, la mazzancolla, di questo filo, del budellino. Ecco qua. Una volta è tolto, rapida sciacquata e ce l'abbiamo qua. Ora, che cosa facciamo? Una cosa molto semplice. Li prendiamo, li mettiamo nel piatto. Prima di fare questo ci tritiamo un po' di prezzemolo, in maniera molto finemente.
Primo ingrediente. E che cosa facciamo? Olio. Prendiamo le nostre mazzancolle, le mettiamo tutte nel piatto, così, bene asciutte, belle sciacquate, così, e qua. Filo d'olio, prezzemolo, così. Un giro piccino piccino di sale, ma proprio poco poco poco. Pepe e li massaggiamo, e così così si insaporano molto molto bene, delicatamente, perché sono delicati, eh? Ok, adesso che cosa facciamo? Adesso accendiamo sotto la padella, padella enorme perché sarà pure quella poi dopo dove andremo a cuocere praticamente di tutto, e li mettiamo così. La cottura è estremamente veloce, ovviamente questi poi li dobbiamo mettere sul piatto, quindi cotti li vogliamo, però non li vogliamo stracotti perché sennò poi si induriscono e per quello che costa non vanno manca più. Allora li giriamo con molta attenzione, vedete come sono, bastano pochi secondi e si cuociono in una maniera formidabile. Questo poi il profumo è sensazionale. Così. Il segreto è dislocate, oh ma la città bella dislocate, in ogni parte della padella le mazzancolle o i gamberi, in modo tale che quando dopo il sapore che rimane, gli umori che rimangono, rimangono in tutta la padella, non solamente in un punto, e quindi tutto ciò che mettete dentro saprà ovviamente di mazzancolle. Mettiamo minuti e vediamo un attimino quello che succede, dopodiché le alzeremo e le metteremo in piatto. Ok, 3 minuti al massimo li abbiamo messi qui. Mi raccomando, non più di 3 minuti, sennò diventano gommosi. Ecco, quello che costano è veramente peccato. Guardate quanto sono belli. Faranno un figurone nel piatto. Allora, ok. Adesso che cosa facciamo? Nel frattempo controlliamo il nostro protetto, la nostra Bix che sta continuando ad andare. Recuperiamo tutto quello che ci sta degli umori. Questi mettiamo via. Gli umori delle mazze ancora. In che modo? In questo modo. Prendiamo dell'acqua, accendiamo ovviamente di nuovo, la padella è ancora bollente, mettiamo dell'acqua. Ok. In quest'acqua noi recuperiamo tutti i sapori della bisca, delle mazzancolle. Lasciamo evaporare. Ok. Nel frattempo prendiamo la nostra pancetta, la tagliamo, la divisa in due, tentiamo ancora di dividerla in due, così magari i pezzettini vengono un po' più piccolini. Ecco qua. Questa sarà la parte saporita del nostro piatto. Allora, ovviamente privatela della parte finale, perché sennò mi è troppo grassosa e non si è mai. Ecco, facciamo dei pezzetti così. Nel frattempo tagliamo l'altra, iniziamo già a far sciogliere la parte grassa della pancetta, in modo tale che abbassando il fuoco si scioglie tutta la parte del grasso. Così man mano che tagliate iniziate già a mettere dentro, se no arriva qualche ladro e se vi chiedesse i pancetti. Ecco qua, questo è quello
che noi vogliamo, no? Però mi raccomando, la fiamma deve essere sempre un po' bassa. Sto girandola, ovviamente il grasso della pancetta che si inizia a sciogliere andrà ovunque. Lasciamola cuocere a fuoco abbastanza basso e nel frattempo che facciamo? Prendiamo finalmente i nostri spicchi d'aglio e li andiamo a mettere sopra. Se l'avessimo fatto prima si sarebbero praticamente bruciati. Ora è il momento di prendere i nostri asparagi, dato che sono rimasti verdi e belli, ok, e pian piano li andiamo così a tagliare, lasciando, mi raccomando, le punte, magari un altro po', belle alte, così per la guarnizione del piatto, ok? E le mettiamo lì. Una parte ovviamente delle punte le abbiamo tenute conservate perché ormai già sono cotte, è solo una ripassata che daremo, ma ovviamente tutto il resto poi le utilizziamo per il nostro filetto. Ecco, c'è stato uno che se ne è fuggito, si è suicidato. Ormai è andato. Ok, misceriamo un pochettino e sicuramente adesso è arrivato il momento che la nostra bisque, ecco qua, il nostro protetto, avrà rilasciato tutto quello che doveva rilasciare. Quindi spegniamo sotto la bisque e che piano piano, così tendo a te, facendo attenzione di non beccare impurità, solo la parte liquida, la andiamo a mettere nel nostro sugo. Ok, la nostra bisque l'abbiamo aggiunta, ovviamente se vi capita la lischetta del gambero non fa tanti schifettosi, insomma, la togliete, la nostra è una cucina casareccia, non è andata a guardare il capello, andava filtrato, però vedete. Nel frattempo i nostri pezzi di pancetta stanno anche rilasciando il grasso, li lasciamo un attimino amalgamare, unire i sapori, dato anzo bene, che bei colori, eh? Ok, li lasciamo così e nel frattempo questo adesso la copriamo sempre, come diceva Banani, così, ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, giusto 4 minuti, ovviamente noi non saleremo. Non metteremo sale perché la pancetta avrà donato il suo, la parte salata, né l'abbiamo messo negli asparagi che già sono praticamente cotti il sale, un'altra aggiunta di sale disgusterebbe, quindi va bene così. Cambio di guardia, il sugo ovviamente col protetto già sta tolto di mezzo, è il momento di calare la pasta. Poi i ciabatelli vogliono, come anche nell'ultimo video dovreste averlo imparato, 18-20 minuti questi qua. Noi ovviamente a 16 minuti li toglieremo per ripassarli in padella, nella padella dove c'è il sugo, in modo tale che gli ciabatelli assorbono tutto il sugo e ovviamente diventa una cremina davvero buona. Eccoli qua, mezzo lasciamoli, chilo. Ovviamente questo è mezzo chilo per due persone perché poi non riescono a... però volevi dire quattro persone, invece no, mezzo chilo per due persone perché noi ci siamo maschietà. A noi ci piace mangiare, è giusto così. E mettiamo il coperchio e fa riprendere leggermente di nuovo la temperatura, dopodiché lo toglieremo e continueremo a fiamma costante per 16 minuti. A 16 minuti li prenderemo, altri 4 minuti nella padella, a dopo. Ok, tempo, quindi adesso prendiamo i ciabatelli, non sfogliamoli troppo perché l'acqua che hanno rilasciato è piena d'amido. Ok, wow! Più sotto, se no si sporca e mi incazza e non va bene. Ok, messi una bella mischiata così di lì. Guardate che spettacolo! Adesso tutti gli scialatilli che vedete si andranno a assorbire e andranno a rilasciare l'amido. Si assorbiranno tutto quel liquido così bello che formerà una patina e soprattutto una cremina dal sapore e dalla visione incredibile. Se che mi piace studiate. Povera cucina, povera a me. Che facciamo? Vediamo. Wow. No. Che
che mi ha affidato. Vabbè. Facciamo prendere temperatura. Si devono stare ancora 4 minuti, eh. Ultimi 30 secondi, siamo addirittura d'arrivo. E allora? Possiamo miscelarli in modo tale che gli asparagi si rompono e fanno pure un po' di colore. Voilà. Possiamo anche spegnere sotto la fiamma. E ora. Impiattiamo? Sì. Impiattiamo. Allora. Impiattiamo. Non è che uno poi. Allora. Io lo farei così. Forse un altro po' così. Sento che per due persone. E voilà, così. Ora, un po' di... Ok. E adesso facciamo in questo modo. Libretto. O mazzancolla, se no qua ci criticano, dicono, ma tu hai detto magari gamberetta invece la mazzancolla, così, un'altra ancora, ecco qua, così, poi ci prendiamo i nostri fiorellini, li mettiamo qua, così, un altro fiorellino così, e un altro fiorellino. Lo mettiamo, dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua. E ora, ti piace? C'ha pure la bandiera, ti? E voilà. Allora, anche questa volta, come sempre, noi ce la mettiamo tutta. E diciamo che probabilmente qualcosina di più potevamo fare, ma anche qualcosina di meno. Io però farei il rito propiziatorio, un bel giro di pepe. E poi me li mangerei. Signore e signori, scialatielli, asparagi e mazzancolle o gamberi sono tutti vostri. Buon appetito!